Voice of Italy, Renga critica Fabrizio Moro e su social scoppia una bomba. Ieri, 5 aprile 2018 è andata in onda alle ore 21:15 su Rai 2 la terza puntata di Cancelletto The Voice of Italy con la terza fase dedicata alle blind auditions. I quattro giudici Albano, Cancelletto Francesco Renga, Ilungax e Cristina Scabbia hanno dovuto assistere ai nuovi provini senza vedere i volti degli aspiranti cantanti che si sono esibiti sul palco del talent show. Solamente, alcuni di loro sono riusciti a convincere i giurati che li hanno scelti nelle loro rispettive squadre. Inoltre, non sono mancate stoccate e frecciatine che hanno scaldato gli animi degli spettatori e dei social network. Che cosa è successo esattamente? Francesco Renga e l'attacco a Fabrizio Moro. La puntata di ieri sera è stata alquanto animata grazie ai vari siparietti che si sono creati sul palco. Ad aprire le danze della terza puntata di The Voice of Italy è stato Costantino della Gherardesca vestito da aristocratico demodé. Successivamente, si è assistito ad una sorta di dissing, frecciatine tipiche dei rapper che si insultano o che si prendono in giro tramite le loro rime, tra due noti cantanti della musica italiana. Si tratta di Francesco Renga, che dopo aver assistito all'esibizione del concorrente Mattia Mitrugno, ha criticato Cancelletto Fabrizio Moro accusandolo di scrivere canzoni troppo costruite. Sì, Fabrizio Moro, un po' troppa voglia di famolo strano, di famo il battiato. Io trovo che alcune parole siano messe lì, un po' tirate per i capelli, ha detto il cantante brasciano, accompagnato dal gelo del pubblico. Dopodiché, Renga, rendendosi conto di aver un po' troppo esagerato, si è corretto dicendo, io non ho nulla contro Fabrizio. Lui è un carissimo amico. Insomma, come la prenderà Moro? Rispetterà in suo parere o farà scoppiare le scintille? Chissà, nel frattempo sui social è guerra. Francesco Renga dice che la canzone Portami via di Cancelletto Fabrizio Moro sono parole messe lì, tirate per i capelli. Quando si scriverà le canzoni da solo, allora potrà parlare. Siamo amici. Cosa avrebbe detto allora se fosse stato un nemico? Cancelletto mi fai pena, Cancelletto tvoi Antonella Dettori @antodet, 5 aprile 2018. Non lo commento neanche lo scivolone di Francesco Renga perché Fabrizio Moro e i suoi testi parlano da sé e hanno già detto tutto Cancelletto Fabrizio Moro.